Sbagliato. Chissà, chissà se oggi ci sarà qualcuno che ha voglia di allenarsi. Pom. Poporo, poporo, popom. Ah, allora qualcuno c'è. Mi stavo chiedendo se ci fosse qualcuno che ha voglia di allenarsi oggi. Ciao Ila, ciao Marta, Daniela, Fede, Francesca. Presente, ottimo, la Dani, ciao Dani, come va? Tutto bene? Come state? Ciao Leo, raccontatemi un po', in quanti di voi sono tornati a lavorare ieri, eh? Quindi, in quanti di voi sono tornati a lavorare nel proprio luogo fisico e quanti di voi stanno invece continuando in smart working da casa, quindi? Scrivetemi un po', fatemelo sapere che sono curiosa. Ciao Sara, ciao Chiara. Dani, bisogna resistere. Il grande Leo dice che è sempre a casa, mentre la Daniela dice che non ha mai smesso, quindi deduco in smart working, eh? Come anche la Fede. Ciao Dani, Daniela, appena entrata anche la Sara in smart working, anche la Francesca non ha mai smesso. Ho capito. Voglia zero. Ma come, Franci? Immagino, anzi sono convinta che sarai bravissima. Dai. La voglia di allenarsi, secondo me, è come quando uno non ha fame, no? E si dice che la fame viene mangiando. Così anche l'allenamento, secondo me, la voglia viene allenandosi, quindi è importante non smettere mai, ok? Perché poi tornare ad allenarsi dopo un periodo lungo in cui si sta fermi è davvero ostico, sì, difficile, prima di tutto di testa più che fisicamente. Grande Daniela Ricci, direi che quindi sei a posto, eh? Mentre Daniela Casodi o Casodi, mi dovrei dire come si pronuncia correttamente. Beh, vediamo un po' che cosa ci dicono, nei prossimi giorni, nei prossimi decreti legge, magari se si riuscisse a usare anche gli spazi della palestra stessa, quella che abbiamo fuori come parcheggio, la rampa fuori, chissà, perché no, fare delle lezioni in small group da Total Body, Gag, Attack, Grit.
Assolutamente, ci stiamo pensando e saremo pronti. Non appena ci dicono che potremo farlo, possiamo farlo. Ben arrivata Angela, ciao Nilu, ciao Raffaella. Allora, no, non hanno detto che le palestre riapriranno a metà maggio. È il ministro Spadafora che, diciamo, sta buttando giù tutta una serie di linee guida e quindi, diciamo, è una possibilità. Però lo Stato e Conte non hanno ancora detto nulla, quindi di ufficiale non c'è niente sulla riapertura da metà maggio. Allora, bando alle ciance, bando alle ciance, grande Franci, mi raccomando, fallo dopo. E ciao Flavia, dottor Brogi, buonasera. Allora, dicevo, quindi bando alle ciance e parliamo di cose serie. Che cosa andremo a fare oggi? Si alterneranno fasi più cardio, ok, a fasi più di tonificazione statica, sia in piedi che a terra. Per la tonificazione avete bisogno, se gli avete, due dischi, due manubri, due pesini, oppure in alternativa vanno benissimo anche le classiche due bottiglie d'acqua, ok? Che cosa chiedi Sara? Se le lezioni online continueranno anche in futuro? Dipende, insomma, se si riapre penso di no, però boh, bisogna vedere come si riapre, quali saranno i termini, i limiti, insomma, quindi c'è da valutare tutto. Non ti posso dire ora né no né sì, però se ci permettono di riaprire facendo i corsi, le lezioni in diretta Facebook e Zoom non le faremo più. Grazie, grazie Christian. Allora, quindi settate lo spazio intorno a voi per muovervi in sicurezza e tenete le due bottiglie d'acqua e i due pesini, qualunque essi siano, vicino. Mi metto anche il computer così di tanto in tanto guardo che ore sono. Ok, direi di partire ragazzi, che poi ci sarà Irene in diretta Zoom alle 6:30 con il corso di Shebam, eh? La musica va bene? Ditemi un po'. Ok, ci siamo? Possiamo andare? Iniziamo con il nostro riscaldamento generale. Divarica i piedi, incrocia le mani, allungati verso l'alto. Adesso scendi giù in squat, spingendo bene le ginocchia verso l'esterno, petto alto. E ripeti,
allungati verso l'alto e mobilizzale anche, uno in più. Settiamo una postura forte per un grande allenamento in arrivo. Sì o sì, sali, marcia sul posto, go! Cominciamo a marciare sul posto, sollevando bene i piedi e le ginocchia e muovendo le braccia tipo corsa. Ragazzi, step ripeter a destra, passo avanti, passo dietro. Piega il ginocchio d'appoggio, 90% del peso sulla gamba avanti. Se vuoi qualcosa in più, comincia a sollevare il ginocchio verso il petto. Torna la marcia avanti, go! Ritorna a marciare, scaldiamo i muscoli, scaldiamo il cuore. Step ripeter, passo avanti, passo dietro. Stendi bene la gamba dietro. Se vuoi qualcosa in più, ricorda, attiva l'addome, solleva il ginocchio in alto. Stop. Se vuoi, al posto della marcia, comincia a correre, ok? Se non vuoi correre, ricorda che la marcia è sempre l'opzione di intensità più bassa. Tap repeater o mi ripeter. Ripetiamo. Braccia tipo corsa oppure porta le braccia sopra la testa, muovi le braccia dall'alto verso il basso, corri sul posto, go! Solleva bene il tallone indietro in alto o marcia, mi ripete a sinistra, piega bene il ginocchio della gamba d'appoggio, rimani alto con il petto, sulle braccia, afferra e tira, da sopra la testa alle anche. Ok, ehi, squat up, ritorna frontale a me e fai uno squat up, squat al centro e poi solleva in modo alternato i talloni. Inizia ad aggiungere le braccia, braccio steso avanti, attiva l'addome per lasciare le anche squadrate avanti e ruotare bene dal centro del petto. Se vuoi qualcosa in più, inizia a sollevare le braccia tese sopra la testa. Altri 8. Ricordati che la tua opzione è tornare a stendere le braccia avanti, ok? Con più intensità sopra la testa. Ok, tap repeater di nuovo, go. Mi ripeter. Braccia tipo corsa oppure afferra e tira. Attiva i muscoli della schiena. Squat up avanti, braccio disteso sopra la testa o braccio disteso avanti. Altri 8. Decidi sempre tu il tuo livello di intensità, perché ricorda che l'allenamento è tuo. L'ultimo, mi ripete, sinistra. Enfasi nelle gambe, enfasi nelle braccia. Solleva le braccia, afferra e tira. Addome forte, schiena forte, gambe glutee forti. E stop, qui. Squat up al centro. Ehi, solleva. Su. Una bella distensione del braccio sopra la testa. L'ultimo, stop. Talloni poco più ampi delle anche, punte leggermente aperte verso l'esterno, squat. Scendi e sali. Spingi bene i glutei indietro e in basso. Porta il peso sui talloni ed è dai talloni che spingi contraendo i glutei per risalire in superficie. Altri 8. Ricordati di cercare profondità nelle anche, rimanendo con la schiena bella dritta, ok? Altri 4. Ok, dal prossimo, guarda, squat, cammina avanti, frena le mani sotto le spalle, cammina indietro, squat e sali, ripeti, uno squat a scendere, stabilizza in plank,
cammina dietro, uno squat a salire. Impariamo a muoverci con controllo verso il basso e verso l'alto. Cominciamo ad attivare il nostro addome, il centro del corpo, per connettere la parte bassa con la parte alta del corpo. Rimani qua, plank, mani sotto le spalle, chiudi un po' i piedi dietro, piedi ampiezza anche, rimani in questa posizione statica di plank. Se hai bisogno, ginocchia a terra, ok? Stop! Ginocchia a terra, mani più ampie delle spalle, push up sul posto. Scendi, sali. Scendi fino a portare il petto alla linea dei gomiti e attiva l'addome per mantenere la schiena lunga e forte. 8 in più, opzione, avvicino le ginocchia avanti e riduco l'intensità, ok? Obiettivo, costruire la forza che oggi ci manca. Solo 2. L'ultimo, rimani su, staccate le ginocchia da terra, mountain climber sul posto. Destra, sinistra. Chiama le ginocchia in modo alternato verso il petto. Sempre addome attivo, ok? Continuiamo con l'attivazione del nostro centro del corpo. Ottimo. Riporta le ginocchia a terra. Adesso push up tricipiti, mani sotto la linea delle spalle. Scendi sempre con il petto verso il basso e torna su. Frena sempre il petto alla linea dei gomiti. Ma questa volta chiudi i gomiti alle coste per isolare il lavoro nella parte posteriore delle braccia. 8 in più, opzione, avvicino le ginocchia avanti e muovo i gomiti indietro verso il basso, facendo sempre attenzione a mantenere i gomiti chiusi all'interno. Ottimo, 2 combinazioni in più. E stop, risollevo le ginocchia, apro i piedi, cammino indietro con le mani, salgo e ritorno in squat up. Ok, come va? Abbiamo finito il nostro riscaldamento, passiamo al primo blocco di lavoro che riguarda il nostro condizionamento cardiovascolare, ok? Lavoreremo le gambe per far salire la frequenza cardiaca. Ottimo. Da qui tu continua con lo squat up, guarda la combinazione. Uno squat, un affondo dietro, uno squat, un affondo laterale a destra. Uno squat, cambio gamba, sinistra, affondo dietro, uno squat, un affondo laterale a sinistra. Aspetta che cambio la visuale. Quindi alterniamo sempre la gamba destra con la gamba sinistra. Andiamo insieme. Uno squat, affondo gamba destra dietro. Uno squat, affondo laterale destra. Riparti. Squat, affondo a sinistra. Squat, affondo laterale sinistra. Sempre uno squat al centro, poi un lungo passo dietro, uno squat al centro, un ampio passo laterale. Ripeti a sinistra. Sì. Mantieni sempre le anche le spalle squadrate avanti, grazie a un addome attivo. Mantieni sempre il petto alto e la schiena bella lunga. Se vuoi aggiungere le braccia, due braccia, stesso braccio, stessa gamba, due braccia, braccio opposto, le due braccia insieme, braccio gamba uguale, braccia insieme,
braccio opposto alla gamba. Aggiungiamo un po' di coordinazione, eh? Abbiamo altre due combinazioni totali. Cerca bene la linea dei glutei la linea delle ginocchia nello squat. Cerca bene il pavimento con il ginocchio dietro nell'affondo. E apri più ampio che riesci nell'affondo laterale. E stop. Due, passi a destra. Uno, due. Abbiamo finito la nostra prima combinazione. Facciamo un intermezzo, Due passi a destra, due a sinistra. Anche spalle squadrate avanti, petto alto. Se vuoi qualcosa in più, comincia ad aggiungere le braccia. Oscilla le braccia verso dietro e verso avanti. E comincia a piegare di più le ginocchia, spingendo i glutei. Più indietro, più in basso. Un altro giro, questo è il livello di intensità 1, ricordalo, ok? Stop! Ritorniamo alla nostra combinazione. Aumentiamo il livello di intensità. Subito con me, dritta pulsazione di squat al centro. 3, 2, affondo gamba destra dietro. Dritta pulsazione di squat al centro. Un affondo laterale destra. Riparti, triple squat, affondo lungo gamba sinistra dietro, triple pulsazione di squat, affondo ampio laterale a sinistra, sì? Riparti, pulsazione al centro, ripetizione singola da fondo, pulsazione di squat, ripetizione singola di affondo laterale, tutto uguale a sinistra. Concentrati bene nello squat a mandare le ginocchia bene verso l'esterno. Aggiungi bruciore nei glutei. Nell'affondo dietro invece concentrati bene sul lungo passo dietro e poi nell'avvicinare il ginocchio al pavimento. A ogni ripetizione prova a cercare la profondità, più profondità che riesci. Due combo. Come vanno le gambe? Si comincia a sentire qualcosa, Ritorna la fase di intermezzo. Doppio side step. Destra, destra e sinistra, cioè da calibrare bene gli spazi, se no cado sul divano. Ripartiamo dal livello di intensità più alto che abbiamo fatto prima, ovvero doppio side step, più le braccia che oscillano dietro e avanti. Ma se vuoi aggiungere ancora qualcosa di più, solleva le braccia sopra la testa, e solleva anche i talloni. Unisci e sollevati. Concentrati bene sulla fase verticale verso l'alto e poi sulla fase di squat verso il basso al centro. L'ultimo. E ritorniamo nella nostra combinazione. Ragazzi, ora si inverte. Uno squat al centro, tripla pulsazione di affondo dietro, uno squat al centro, new entry, triplo sollevamento laterale. Riparti, squat al centro, tripla pulsazione di affondo dietro, squat al centro, tripla
pulsazione di sollevamento della gamba verso fuori, ok? Una combinazione a destra, ho sbagliato, ho fatto il triplo squat, invece adesso c'è il triplo a fondo dietro e il triplo leg lift laterale. Attiva bene l'addome, soprattutto quando sollevi la gamba all'esterno per non pendere di lato. Tre. Ce la farò a memorizzarla. Triplo leg lift. Rimani in equilibrio, attiva l'addome. È una sfida per il nostro addome. Non pendere di lato, non perdere l'equilibrio. Movimenti lenti e controllati, eh? Siamo nelle ultime due combinazioni. E tre. Uno e tre. Doppio side step. Destra, sinistra. Ripartiamo. Sempre dal livello di intensità più alto raggiunto nel blocco precedente. Doppio side step con sollevamento delle braccia sopra la testa più sollevamento dei talloni. Puoi rimanere qui o aggiungere un salto al centro. Passo, unisci, salta, sì? Passo, unisci, salta. Aiutati con l'oscillazione delle braccia a saltare più in alto. Fai crescere la frequenza cardiaca. Fai crescere l'energia. L'ultimo viaggio. E stop. Ok. Stop. Step touch. Recupera. Goccia d'acqua se vuoi. E poi afferra i tuoi due manubri, o dei due dischi. O le due bottiglie d'acqua. Ok? Ricambio la posizione dell'inquadratura. Ok, dopo questa prima fase più dinamica, passiamo a una fase di tonificazione più statica. Talloni sotto le anche, ginocchia morbide, ruotiamo bene le spalle in alto, indietro, in basso, apri il petto. Porta i gomiti a 90 gradi e cominciamo con delle aperture laterali. Sali e scendi, apri e chiudi. Solleva il gomito fino alla linea della spalla, tenendo bene, guarda, il gomito bloccato in un angolo di 90 gradi. Ancora. Mantieni le ginocchia sbloccate. Mantieni i glutei attivi per stabilizzare le anche e addome attivo per stabilizzare il busto. Dal prossimo aggiungiamo sali, ruota, scendi, chiudi. Una rotazione. Tenendo sempre il gomito bloccato a 90 gradi sulla linea delle spalle. Allenamento isolato per la parte alta del corpo. Qualcosa si dovrebbe già cominciare a sentire, eh? Dal prossimo aggiungiamo ancora qualcosa in più. Oltre alla rotazione, anche una spinta. Ah, sali, ruota, spingi e torna. 4, 3, 2, 1.
Uno, scendi, torna. Ricorda, addome attivo, busto completamente immobile, ok? Proprio per lavorare in isolamento nelle spalle. L'ultimo viaggio e rimani nelle spinte, qui. Riporta i gomiti con la linea con le spalle e torna a spingere sopra la testa, distendendo completamente le braccia, completamente i gomiti. Ottimo lavoro! Solo 4! Anche voi avete le spalle in fiamme? Eh? E stop! Sciogli! Sciogli! Ok! Ho sbagliato! Perfetto! Non trovo più il mio asciugamanino, farò senza. Trasferiamoci a terra. Passiamo, ma teniamoci sempre le nostre bottiglie o i nostri pesini, ok? Distendi le braccia verso l'alto, i pesi si guardano ma non si toccano. E passiamo alle aperture anche per il petto. Scendi, sali, apri, chiudi. Apri le braccia anche verso l'esterno e verso il basso, tenendo i gomiti leggermente flessi. Sfiora il pavimento e ritorna su. Durante tutto il movimento mantieni l'addome attivo e la bassa schiena ancorata a terra. La bassa schiena non si deve mai inarcare, ok? L'ultimo. Adesso scendi, tieni le braccia ampie a terra e passiamo a un lavoro specifico per l'addome. Guarda, solleva le ginocchia verso l'alto, sali e scendi, sali e scendi. Mantieni le spalle ancorate a terra e concentrati sul movimento delle gambe. Frena le ginocchia sulla linea delle anche, tibie parallela al soffitto. Ragazzi, quell'addome attivo di cui ti parlavo prima, devi continuare a tenerlo sempre per mantenere la bassa schiena ancorata a terra ed evitare che si inarchi. Lavoro isolato sulla parte bassa dell'addome. L'ultimo, rimani con le ginocchia su, riporta le braccia e combiniamo i due movimenti. Un'apertura e un crunch. Un'apertura e un crunch. Butta fuori l'aria nel crunch, prendi aria quando scendi. Nel crunch avvicina bene le coste alle anche, mantenendo sempre bene il mento vicino alla gola. Se hai bisogno, esegui la stessa combinazione, ma con i piedi appoggiati a terra, ok? Diventa un po' più facile. L'ultima. E stop. Riporta le braccia ampie a terra e adesso guarda, vediamo se di qua mi si vede meglio, concentrati sulla distensione alternata delle gambe, ok? Stendi le gambe lontano a 45 gradi, mantenendo sempre la bassa schiena ancorata a terra. Non mi stancherò mai di dirvelo. Chi vuole può continuare con l'opzione della distensione a gambe alternate, altrimenti chi cerca un livello in più distende entrambe le gambe insieme. Contrai bene le cosce.
pesce e i glutei per sostenere il peso delle gambe. Tu continua. Ottimo, gli ultimi 4, 3, 2, 1, stop. Ok, ritorniamo a quello che abbiamo fatto prima, aggiungendo un movimento in più. Portiamo le braccia oltre alla testa, guardatemi prima. Sali in crunch e solleva le braccia. Scendi e apri. Risali in crunch e chiudi in alto. Scendi e riporta dietro. Andiamo insieme. Sali, spalle, braccia. Scendi e apri ampio. Crunch e chiudi in alto. Scendi e riporta dietro la testa. Lavoro per l'addome unito al lavoro per il petto, unito al lavoro per le spalle. Butta sempre fuori l'aria quando sali e prendila quando scendi. 4 combinazioni in più. Tieni sempre le braccia belle tese e quando sollevi il busto cerca di sollevare più in alto che puoi le tue spalle, ok? L'ultimo. Stop. Ragazzi, rimaniamo qua. Scoop delle gambe. Scendi verso il basso, scava e riporta le ginocchia sulle anche. Decidi tu quanto ampio e profondo fare il movimento. Sempre a gambe alternate. Sempre bassa schiena ancorata a terra, addome forte. E stop. Afferrati il dietro delle gambe e sali in piedi. Ok. Bevi un goccio d'acqua, torniamo in piedi. Seconda fase di condizionamento, sì? Bevo anch'io un goccio d'acqua. Spazio intorno a voi, riparti dallo squat up. Forse qualcuno di voi deve ancora tornare, eh? Aspettiamolo con lo squat up e ruota le spalle. Altre 2 rotazioni. E adesso tap, tap. Apri a destra, apri a sinistra. Mantieni adesso le mani sulle cosce. Se vuoi qualcosa in più, inizia ad aprire le braccia verso l'esterno, fermandola alla linea delle spalle. Se non ti basta, braccia tese sopra la testa. 4, 3, knee repeater a destra, ritorna il knee repeater. Braccia tipo corsa o braccia tese, eh? Afferra e tira dall'alto verso il basso. Skater, skater. Rimani basso, sposta il peso da una gamba all'altra. E tap, tap con le braccia. 4, 3, skater. Qui, sposta il peso da una gamba all'altra, restando con le anche squadrate avanti, petto alto. Tap, subito. Apri anche il piede all'esterno, solleva le braccia sopra la testa. Ne ripete la sinistra, go. Tutto il peso sulla gamba avanti, ginocchio morbido. Porta le braccia in alto, afferra e tira. Attiva l'addome, attiva i muscoli del dorso e della schiena. Skater, qui. Ampi, profondi. Tap, go. Destra, sinistra. Opzione, braccia. Torna lo skater.
quanto ampio riesci a fare il movimento. Tap, go. Anche qui rimani in profondità nelle gambe e distendi bene le braccia sopra la testa. E stop. Rimani qui. Triplo squat. 3, 2. Aggiungiamo un triplo squat al centro, che può trasformarsi in un burpee. Squat, plank, squat, sali. Attiva l'addome quando salti dietro. Distendi completamente le gambe. Mantieni la schiena lunga e forte. Ritorna allo skater. Go. Che abbiamo fatto prima? Ampio tap laterale oppure 8 jumping jack. Talloni a terra, ginocchio in fuori, petto alto. Di nuovo skater. Qui. Lascia l'impronta sul parquet. Jumping jack. Se vuoi salta o se vuoi torna all'esercizio precedente. Senza salto. Stop. Squat. 3, 2, 1. Sali. Ricordati, puoi tenere il triplo squat o trasformarlo in burpee. 4 combo ancora. Il burpee lo puoi camminare dietro e avanti, ok? Un'ulteriore variazione di intensità. Perché ricordati che l'allenamento è sempre il tuo. Skater, se vuoi aggiungi un piccolo salto. Jumping jack. 8, 7. Se vuoi non saltare, ma cerca sempre profondità nelle anche. Skater, non saltato o con l'aggiunta della pliometria. Piega il ginocchio e spingiti via, attiva il gluteo. Jumping jack. Solo 4. 3, 2, triple pulsazione di squat. Si riva. O burpee. Squat, plank, squat, sali. Cosa scegli? Qual è la tua sfida oggi? 4 in più. Squat o burpee? Cosa scegli? Scrivimelo dopo, eh? Se hai scelto la prima pulsazione di squat o se hai scelto il burpee. L'ultimo combo di skater. 4, 3 e jumping jack. Dai, dai. Riportiamo il cuore bello in alto. Attiviamo il metabolismo per consumare calorie. Gli ultimi 8 skate. Gli ultimi 8 jack. Quattro. Tre. E stop. Step touch. Recupera. Recupera. Com'era? Si torna. Riprendiamo le nostre bottiglie o i nostri dischi. E abbiamo ancora un quarto d'ora. Ho da spremervi ancora bene bene. Eh? Ok. Ci mettiamo in appoggio sulla nostra gamba destra e impugniamo il peso, la bottiglia con la mano sinistra. Attivate l'addome, schiena lunga e forte, petto aperto. Lavorano i tricipiti con il kickback. Sollevo il gomito indietro verso l'alto, stendo dietro. Piego e stendo in basso. Solleva il gomito indietro, stendi, piega e torna.
mantieni il gomito vicino al busto, sollevalo più indietro, più in alto che puoi, mantenendo il busto completamente immobile grazie alla forte attivazione del tuo addome. Dal prossimo molleggia dietro per 3, 2, 1, scendi, ripeti, blocca il gomito e stendi 3 volte il braccio verso dietro. Rilassa le spalle, devono essere lontano dalle orecchie. Uno in più. Lo senti il bruciore nel tricipite? Aumenta questo bruciore rimanendo per 7, 6, 5, 4. Dai, dai, stendi dietro lontano il braccio. L'ultimo. E stop. Afferra l'altra bottiglia d'acqua o l'altro peso in ginocchio, bicep curl. Alterniamo il lavoro dei tricipiti con quello dei bicipiti. Lavoriamo il muscolo agonista e antagonista. Adesso, nuovo tempo, guarda, frena a metà, sali e frena, scendi a metà, scendi in basso. Dividi il movimento in 4 tempi, metà, linea delle spalle, metà, distensione completa, 4, 3, 2, scendi, uno in più, mantieni qualche secondo di isometria e adesso torna nei singoli. Che dici? Si è sentita questa isometria? Fino alla linea delle spalle e poi distendi completamente il braccio in basso. Ripeti il movimento di prima. Metà, linea delle spalle, metà, scendi. Blocca il gomito a 90 gradi, porta alla linea delle spalle, blocca il gomito a 90 e scendi. Sempre glutei e addome super forte. Il busto deve rimanere completamente immobile. Non c'è nessuna oscillazione. Ottimo. Adesso blocca il gomito destro e lavora solo con il sinistro. Lavoriamo adesso a braccia alternate. Blocca il gomito sinistro e lavora solo con il destro. Riblocca il gomito destro, gomito a 90 gradi, mentre l'altro completa l'intero viaggio andare, l'intero viaggio a tornare. Stop, l'ultime 8 ripetizioni per il bicipite destro. Stop. Manteniamo solo un disco o una bottiglia. Appoggiamoci sulla nostra gamba sinistra ora per lavorare il tricipite destro. Beh, sali, stendi, piega, scendi. 4, 3, 2, 1. Come ti ho detto prima, addome attivo, petto alto. Tira il gomito indietro verso l'alto e poi stendi dietro il braccio. Gomito sempre vicino alle coste. Quanto indietro, quanto in alto riesci a tirare il tuo gomito e poi quanto lontano riesci a distendere il braccio. Prova a porti queste due domande per migliorare l'esecuzione dell'esercizio. Triplo molleggio dietro. Sali, stendi. 3,
2, 1, scendi, riparti, blocca il gomito, strizza il precipite, stendi il braccio dietro, le anche le spalle squadrate verso la parete che avete avanti, non c'è rotazione del busto, ragazzi, ne voglio 7 dietro, 7, 6, 1. Stop, via i due dischi e andiamo a terra, push up, li abbiamo visti anche nel brano di riscaldamento e push up, mani più ampie delle spalle, porta il busto in mezzo alle mani, fai dei piegamenti, scendi, sali, frena il petto alla linea dei gomiti quando scendi e spingiti poi bene via verso l'alto attraverso il tallone della mano, attivando bene petto, spalle, se hai bisogno avvicina le ginocchia avanti e riduci intensità, se invece cerchi la sfida prova a sollevare le ginocchia da terra, le ultime 4 ripetizioni, strizza le cosce, strizza i glutei, l'addome, stop, transizione, spazi, sul tuo fianco destro, appoggia il gomito sotto la linea della spalla, porta il braccio sinistro dietro, ginocchia vicino al petto, stendi lontano le gambe e richiama, stendi lontano e richiama, attiva bene la laterale del tuo addome, in questo caso è la sinistra. Mantieni il petto alto, le spalle lontano dalle orecchie. Se hai bisogno, mantieni flessa la gamba interna e lavora solo con la gamba superiore. Gli ultimi 4 viaggi, ma non finisce qui. No, miei cari, piega, stendi, sforbicia, torna. Piega, stendi, sforbicia, torna. Sforbicia le gambe mantenendole tese. Anche qui se hai bisogno mantieni la gamba interna appoggiata a terra, lavora solo con quella superiore. L'ultima ripetizione. Stop, ritorna il lavoro di push up al centro, ma facciamo un push up solo con 3 punti di appoggio, mani ampie sono 2 punti e ginocchio sinistro, quindi solleva il ginocchio destro, mantieni la gamba tesa dietro, push up, scendi, sali. Porta come prima il petto alla linea dei gomiti e spingiti via, allontanati dal pavimento. L'ultima, triga pulsazione in basso, 3, 2, 1, sali. Mantieni l'addome a forte per mantenere anche spalle squadrate a terra. Ragazzi, se le anche ruotano, riportate il ginocchio a terra, ok? O se senti troppa tensione nella bassa schiena, altrimenti sfidati, contrai forte il gluteo dietro, mantieni la gamba distesa e sollevata. Stop! Era l'ultimo. Ci trasferiamo sul fianco sinistro e andiamo a rifare quello che abbiamo fatto prima, gomito sotto la linea della spalla, porta il braccio destro dietro, apri il petto e piega, stendi, piega, stendi, focus sulla laterale del nostro addome, a questo giro laterale destra, qual era la tua opzione?
mantenere il ginocchio interno appoggiato a terra, lavorare solo con la gamba superiore. Mi raccomando, apri il petto, addome forte. E dal prossimo, piega, stendi, sforbicia. Piega, stendi, sforbicia. Gambe completamente tese durante la sforbiciata. Tira le punte dei piedi tipo ballerina. Opzione, solo la gamba superiore lavora. Gli ultimi due viaggi. Stop. Cosa abbiamo fatto? Push up con tre appoggi. Questo viaggio, questo giro, solleva la gamba sinistra. 8 push up singoli. 8. 7. Senti quanto tenere la gamba sollevata dietro ti destabilizza? Quindi è il momento di attivare ancora più forte il tuo addome. Triplo molleggio in basso. 3, 2, ragazzi, sguardo rivolto in basso, in mezzo alle tue mani, così da non avere risentimenti nella cervicale. Ricorda che se hai bisogno, entrambe le ginocchia a terra. 2 combo ancora. L'ultima. E stop. Ok. E abbiamo finito, direi. Allunga un attimo la schiena. Minuti volati, cosa ne dite? Mettiamo una musichina per stretching. Mettiamo una musichina per stretching. E no, ok. Direi che non sono molto in grado io di usare la internet dalla TV, sono un po' handicap, E ok. Allunghiamo la schiena. Ginocchia divaricate, braccia tese avanti. Abbandona il peso della testa sul pavimento. Inspira e solleva il busto, porta la gamba destra avanti, ginocchio flesso, gamba sinistra morbida dietro. Allunghiamo il gluteo della gamba avanti, puoi decidere se rimanere così o se scendere, quanto scendere lentamente con il petto verso il tuo polpaccio. Rilassa di nuovo la testa e il collo e senti allungamento nel gluteo della gamba avanti. Ragazzi, com'è andata oggi? Datemi un po' di feedback, Inspira e solleva il busto, ruota la gamba avanti, spingi il bacino verso il basso, allungamento del flessore dell'anca e afferra il braccio sinistro per andare ad allungare la spalla. Porta il braccio sinistro sopra la testa, afferra il gomito e allunga il tricipite. Sciogli l'incrocio, spingi glute verso dietro in basso
e porta il petto verso la coscia. Quanto più riesci a scendere, tanto più si allunga la parte posteriore della gamba. Inspira, sali, tutto da rifare. Gamba sinistra avanti questa volta, ginocchio flesso, gamba destra morbida. Inspira e lentamente, mentre butti fuori l'aria, comincia a scendere in basso. Lo sapevi? Frischi, senza aggiunta di conservanti artificiali aromatizzanti. Devo fare una cosa per Zoom. Friskies, il più scelto delle famiglie italiane. Purina. Quando non basta un semplice pulito, scegli Chantecler sgrassatore con... Abbandonati completamente verso il basso, Chantecler sgrassatori con candeggina. Lo usi su tutto, sgrassa il... Senti allungare bene il gluteo. Il gallo del pulito. Ok, inspira e sali, ruota la gamba avanti, allunghiamo il flessore dell'anca, spingendo bene il bacino avanti verso il basso, e afferriamo il braccio destro, lascia la spalla morbida. Senti allungarsi bene. Adesso portiamo il braccio destro sopra la testa, afferriamo il gomito e allunghiamo il tricipite. Rimani lì, Ho un piccolo problema. Adesso sali e porta il gluteo indietro in basso. Cerca di avvicinare il più possibile il petto. Oh, Ire! Aspetta! Stavo facendo stretching, non stavo trovando nulla. Se intanto comincia, io ti metto come co-host. Ok, ritornate avanti, sedetevi sui vostri talloni, ispirate e aprite bene le braccia verso l'esterno. No, vabbè. Sì, infatti, è diretta della diretta. No, sono su Facebook. Come faccio ora? Aspetta. Mi metto muto. Scusatemi, Adesso allunghiamoci verso sinistra, allungando bene la laterale destra. E cambio. Tornate qua, ruotiamo le spalle. Ok, ragazzi, passiamo il peso dalle ginocchia ai piedi e distendiamo solo le gambe. Guardatemi di lato, abbandoniamoci nuovamente verso il basso, allunghiamo bene la parte posteriore delle gambe, ginocchia tese, e scarichiamo sempre la bassa schiena. Sbloccate le ginocchia, srotolate la schiena lentamente verso l'alto. Rotazioni. Ottimo, l'ultimo. Afferrate la caviglia destra, tallone al gluteo. Ma Giulia ci vede? Giulia, ci vedi? Allunghiamo bene il nostro quadricipite. E cambio, sinistra. E
E stop. Ok. Beh, io diciamo che non faccio testo perché divento sempre mezza dopo qualsiasi cosa faccia. Spero che anche voi e che vi siate divertiti, soprattutto. Adesso su Zoom, per chi vuole continuare, c'è Shebam, eh? E domani, se no, c'è Evo Circuit con Orazio e su Zoom facciamo CX. Scrivetemi se avete fatto burpees o tripla pulsazione di squat, eh? La Sara ha già scritto che ha fatto burpees, grandissima. Buona serata.